Circa 7.000 persone in Italia, è la stima, sono affette da beta-talassemia, di cui il 73% affetto da beta-talassemia major. Si tratta principalmente di residenti in Sicilia, Sardegna, Puglia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, cifre che pongono il nostro paese tra quelli con la più alta incidenza di pazienti talassemici nel mondo. Di questa patologia e del suo impatto sui pazienti italiani si è discusso alla Camera dei Deputati a Roma in un incontro organizzato da Vertex Pharmaceuticals dal titolo Beta Talassemia in Italia, i successi del presente e le sfide del futuro. Un'occasione per fare il punto su questa patologia nel nostro paese, sui centri di cura e sul futuro della presa in carico del paziente talassemico. Penso sia importante porre l'attenzione sull'importanza, la centralità del paziente in Italia. Molto è stato fatto per i pazienti, questo è stato detto, bisogna dirlo. Sicuramente c'è ancora molto da fare per il futuro, quindi una migliore organizzazione della rete, diciamo, per i pazienti, sicuramente sul sangue, che è un punto molto importante, e poi Vertex sta lavorando anche alle prospettive future per dare un'altra soluzione a questi pazienti. L'allarme è la scarsità del personale, nonostante i centri di cura italiani d'eccellenza. Troppo pochi medici a fronte di pazienti complessi. Il 18% dei centri dispone infatti di un solo medico e i centri più grandi hanno in carico il 70% dei pazienti, secondo una ricerca realizzata da IQVIA, presentata durante l'incontro. Decisivo il ruolo delle istituzioni. Fare un grande investimento sul tema complessivo delle malattie rare, cosa che il governo Meloni ha voluto fare con il ministro Schillaci, che ha delegato il sottosegretario Gemmato a seguire proprio specificatamente tutto il contesto delle malattie rare, con uno stanziamento oltretutto di 50 milioni di euro per avviare un piano per le malattie rare e quindi fare in modo davvero che ci sia la possibilità che il sistema del Servizio Sanitario Nazionale accompagni queste persone e che sia in grado di potergli dare le risposte che meritano. Si stima che i pazienti che dipendono dalle trasfusioni abbiano bisogno di 1 o 3 sacche di sangue o più al mese e che si tratti di pazienti particolarmente fragili. L'85% presenta, oltre alla beta-talassemia, anche altre patologie dovute a complicanze della malattia o correlate alla terapia. È importante parlare di questa malattia proprio perché il carico assistenziale è ancora notevole, quindi vanno sensibilizzati i decisori pubblici su ogni fronte, da un punto di vista dei livelli essenziali di assistenza, da un punto di vista della creazione dei centri, da un punto di vista delle reti, perché ricordiamoci che ci sono i maggiori centri, ma ci sono persone che deve essere portata l'assistenza anche a livello più territoriale, quindi c'è il trasferimento della conoscenza sul territorio e questo è fondamentale perché l'expertise deve viaggiare, non deve viaggiare il paziente.